se posso. Cinque secondi. Partiti. E come la prima manche, grandissima partenza. Come la prima manche, grandissima partenza di Spirlì. Vincenzo Spirlì, Vincenzo Spirlì. Seconda posizione per Spirlì, Occhino, Luca Marotta solo in quarta posizione, Luca Marotta. Categoria amatori, tutti i piloti della categoria amatori al preparco per gara 2.
5 minuti e 27, abbiamo sempre in testa il numero 27 per Paolo Pungitore, seconda posizione per Vincenzo Spirli, terza posizione per Luca Marotta, quarta posizione per il pilota di casa Orlando Lazzillotta, quinta posizione per Ottino, sesta posizione per Tavernese, poi Deodato, Vizzeri e Roberto Sigleri. Invitiamo i piloti della categoria amatori a presentarsi al cancello ingresso pista, grazie. Pasquale Carbone, abbiamo Pasquale Carbone in questo momento qua, sta salendo sul palco, colui che nella MX2 ha vinto gara 1 e gara 2, una breve intervista anche per Pasquale Carbone. E allora Lello, tutto a posto? Sì, sì, è stata una bella gara, ho cercato di fare il mio ritmo, i primi giri, dopo ho visto che, non, che il ritmo era buono e ho cercato di mantenere per tutta la gara. La pista ti piace? Sì, la pista è bella, è molto tecnica, ci sono dei bei salti e è tutto bene. Motoclub organizzatore da 1 a 10. 11. Grande Pasquale Carbone, ti aspettiamo nella Supercampione. Sì, sì, sì. Allora abbiamo qui con noi uno degli organizzatori delle tappe del Beach Cross da Praia a Mare, Pasquale Lagatta, Motoclub Gli Amici, grazie alla sua presenza anche a lui. Pasquale, come organizzazione il Motoclub Paola come si è comportato secondo te in questa manifestazione? Alla grande, ottimo. Ottima manifestazione, un appuntamento, ci vedremo un altro anno nel 2016 con il Motoclub Gli Amici, ritorneremo al Bicicross? Sì, ritorneremo l'anno prossimo ad aprile,
con un'altra protesi sui biciclossi a Tortora, non a Praia Mare. A Tortora, bravissimo, scusa, se ti ho detto Tortora, il litorale bellissimo anche là. Grande organizzazione anche del Motoclub Gli Amici, grazie anche a lui per essere presente qui oggi con noi. E siamo a un giro, manca un giro. In prima posizione abbiamo Pierpaolo Pungitore, seconda posizione per il pilota di casa Orlando Lanzillotta, terza posizione per Spirli Vincenzo, quando manca un giro, al numero 27. Col numero 27 passa in questo momento Orlando Lanzillotta per il suo ultimo giro. La pista che ormai è diventata bucatissima, bellissima. E attendiamo il numero 27 al suo ultimo passaggio, che è il passaggio della bandiera a scacchi. Ultima curva per un pilota che viene da Lamezia, Pierpaolo Pungitore. Alessandro, bravo, bravo, bravissimo Francesco. Vince gara 2, anche gara 2 Pierpaolo Pungitore. Francesco, chiamiamo i piloti della categoria amatori al preparco, vediamo che ce l'abbiamo già pronti, operativi i piloti della categoria amatori che chiudono gara 2 di quest'oggi, e con questa categoria abbiamo completato il quadro per quanto riguarda gara 1 e gara 2 di questa di tutta la gara. Ma tra mezz'ora abbiamo la gara più importante, denominata Super Campione, dove prenderanno parte tutti i piloti della categoria MX1 nazionale e tutti i piloti della categoria MX2 nazionale più 125. Perciò al pubblico diciamo di attendere ancora un pochettino per la gara più bella di quest'oggi. Intanto divertitevi con la categoria amatori. Let's go.